Riuso edilizio, il Consiglio vara la nuova legge. Il Piemonte protegge i suoi boschi dagli incendi. La Regione salva il lupo. Alta formazione per giovani giuristi. Sport e benessere in cammino. Portici di carta a Palazzo Lascaris. Nuove modalità agevolate per il recupero e riutilizzo di interi edifici dismessi, anche dei sottotetti e dei rustici, per l'abbattimento di costruzioni non più utilizzate in aree agricole e per le bonifiche necessarie per tutelare l'ambiente. Sono queste alcune delle novità introdotte dalla nuova legge sul riuso edilizio approvata dal Consiglio regionale. Noi vogliamo creare i presupposti perché ci siano case più belle, sicure e efficienti per tutti. Questo è la speranza, l'obiettivo. Per creare questo obiettivo dobbiamo creare i presupposti normativi perché questo si faccia. Adesso la palla passa ai comuni che con un provvedimento molto semplice possono andare a individuare le aree dove si possono fare gli interventi che saranno ovviamente oggetto di incentivo di quantità edificatorie. Il provvedimento, che supera la legge 20 del 2009, il piano casa, è stato presentato dall'assessore Alberto Valmaggia ed è costituito da 18 articoli. Una legge più stabile, una legge che non ha più delle scadenze temporali, è una legge che permette però di intervenire laddove si può intervenire, non facendo del danno al costruito esistente. Un'altra questione è relativa alla riqualificazione di intere aree, riqualificazione che premia interventi virtuosi che vanno anche a bonificare aree industriali dismesse e a consentire l'agevolazione appunto di interventi che non consumino suolo fertile e vergine, ma che vadano a riqualificare veramente parti di città che ora sono degradate. Da ex sindaco non posso condividere la modalità attuativa che la Giunta ha voluto dare a questa disciplina a causa degli onerosi adempimenti richiesti ai comuni. Abbiamo trovato, secondo noi, il giusto equilibrio tra il sostegno all'iniziativa privata e alla volontà di migliorare, di intervenire e la giusta esigenza di governo, di programmazione che il sistema pubblico deve avere. Una risposta adeguata e necessaria a quelli che sono stati gli effetti degli incendi boschivi in Piemonte tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018. Episodi che si ripetono ogni anno e che, anche aumentando di gravità, pongono anche in evidenza alcuni limiti dell'organizzazione delle strutture. Il Piemonte ha una nuova legge contro gli incendi boschivi. La norma, approvata all'unanimità dall'Aula di Palazzo Lascaris, affida al corpo degli AIB un ruolo fondamentale nella gestione delle operazioni di spegnimento e recepisce il decreto nazionale che ha portato all'assorbimento del personale del corpo forestale tra le fila dell'Arma dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco. La legge introduce il divieto di bruciare residui vegetali dal 1 novembre al 31 marzo, quando è più elevato il rischio di incendi, con sanzioni che arriveranno fino a 2.000 euro. Sono anche previsti contributi per la ricostruzione dei boschi bruciati. Questo articolato è stato discusso in quinta commissione, abbiamo recepito i contributi dei soggetti che sono stati auditi e c'è stato il parere unanime non solo della commissione ma anche il parere unanime del CAL del Piemonte. Il provvedimento è finanziato con 3 milioni di euro l'anno per il triennio 2018-2020. La gestione del lupo è stata al centro di un articolato dibattito nell'aula di Palazzo Lascaris. In Piemonte sono stimati circa 200 capi, 8 coppie e 21 branchi. Due gli ordini del giorno contrapposti che hanno generato la discussione. Quello di Gianluca Vignale, respinto a maggioranza, chiedeva al governo di attuare subito il piano di gestione di contenimento del carnivoro. Il lupo è un grande carnivoro che non ha predatore. È evidente che se come quest'anno abbiamo 200 lupi, il prossimo anno ne avremo 400, ma se non c'è un piano di intervento andiamo verso una situazione non sostenibile. Approvato a maggioranza l'altro ordine del giorno a firma Elvio Rostagno che prevede un piano di conservazione e gestione del lupo.
Nel dibattito in aula sono intervenuti diversi consiglieri e consigliere. Individuare delle strategie per assicurare una convivenza tra il lupo e l'attività economica. Ovviamente noi siamo a favore di tutto ciò che può garantire una protezione anche agli allevamenti, a misure anche di ristoro dei danni per chi ne subisce. Non siamo invece d'accordo con ipotesi di piani di contenimento o di abbattimento. Non sempre il fucile è la soluzione di questi problemi, mi sembrerebbe l'ultima soluzione da adottare. Per chi ama la natura, non credo che ci pensa l'uomo. L'uomo per adesso, soprattutto in Italia, mi pare che quando è intervenuto disastri ne stia compiendo moltissimi. Il campus Einaudi di Torino ha ospitato la giornata conclusiva della Summer School Legal Business Skills for Europe, rivolta a laureandi, neolaureati e giovani professionisti in studi giuridici per favorire il passaggio dall'università al mondo del lavoro attraverso l'interazione diretta con imprese e studi legali. Questa esperienza ci ha dato la possibilità di vedere un po' quello che è il taglio pratico e operativo di quello che per noi studenti in realtà si vede solo in teoria, quindi il grande valore aggiunto per noi è stata questa possibilità di incontro molto ravvicinato con i docenti, il fatto di essere in numero molto ristretto e quindi di darci l'opportunità di andare veramente a fondo di ciascuna materia. Organizzata dall'Istituto Universitario di Studi Europei con il sostegno del Consiglio regionale attraverso la Consulta regionale europea, l'iniziativa ha avuto il patrocinio della rappresentanza della Commissione europea di Milano, delle Università di Torino, del Piemonte orientale, della Valle d'Aosta, di Unioncamere e di Confindustria Piemonte. Questo è un corso strutturalmente organizzato con lezioni tenute da un docente, da un professionista e da un rappresentante delle imprese, perché gli studenti in questo modo hanno i tre punti di vista e riescono soprattutto poi, una volta terminato il corso, ad avere i contatti necessari per utilizzare le competenze acquisite nel mondo del lavoro. Aiutarci a prevenire e anche a curare. Un impegno pubblico per promuovere i corretti stili di vita. Dopo l'appuntamento di Asti e Torino, il cammino degli Stati Generali dello Sport e del Benessere, organizzato dal Consiglio regionale del Piemonte, è approdato a Vercelli in piazza Cavour, nell'ambito della Settimana Europea dello Sport e dell'evento Be Active 2018. La giornata, a cui hanno partecipato Angela Motta, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte, delegata agli Stati Generali dello Sport e del Benessere, e Gabriele Molinari, consigliere segretario del Consiglio regionale, è stata l'occasione non solo per parlare di prevenzione, corretti stili di vita e attività motoria come farmaco a costo zero, ma anche per presentare tre diversi approcci al mantenimento di una buona salute psicofisica, attraverso la musica, con l'esibizione dei Drum Theater, la danza, con la presentazione del progetto Balla che ti passa, e con l'attività motoria, grazie alla testimonianza di Federbocce. Sport protagonista anche al padiglione 5 di Torino Esposizioni con la terza edizione di Expo Sport e Salute, la 5 giorni che ha coinvolto 7.000 studenti delle scuole piemontesi che hanno potuto cimentarsi nelle diverse discipline sotto la guida di tecnici federali qualificati, oltre ad assistere a dimostrazioni ed esibizioni di atleti agonisti. L'evento è stato organizzato dal Comitato regionale Piemonte del CONI in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e con il patrocinio del Consiglio regionale del Piemonte della città di Torino. Ormai dal 2015, con l'istituzione degli Stati Generali dello Sport e del Benessere da parte del Consiglio regionale, cerchiamo di portare avanti questa filosofia e questi obiettivi, e questa kermesse rientra effettivamente a pieno titolo in quello che è l'obiettivo del Consiglio regionale, cioè coniugare lo sport a corretti stili di vita e a benessere. Con questa manifestazione ci siamo prefissi di far provare a quanti più ragazzi possibile dalla scuola elementare e dalla scuola media le attività sportive, non vedendole alla televisione o raccontandogliele o provandole una volta in mare, ma di farle provare veramente, perché si rendano conto quanto è importante l'esperienza diretta per poter scegliere e per poter capire anche dove si è bravi e dove non lo si è.
In occasione di Portici di Carta, la kermesse libraria che animerà il centro di Torino il primo weekend di ottobre, Palazzo Lascaris apre in via straordinaria le sue porte al pubblico. Sabato 6 ottobre, dalle 15 alle 20, sarà possibile visitare gratuitamente le sale della sede del Consiglio regionale del Piemonte per scoprire le testimonianze d'arte custodite nello storico edificio barocco di via Alfieri 15. Per le visite guidate è necessario prenotarsi scrivendo una mail entro il 4 ottobre all'indirizzo partecipa.eventi@cr.piemonte.it. Ad arricchire l'offerta culturale anche alcuni eventi sulla storia e sulla tradizione dell'Afghanistan. Al centro della mostra, allestita al piano terreno in galleria Carla Spagnuolo, dall'Afghanistan all'Italia, i tappeti della guerra russo-afghana 1979-1988. Si tratta di rari e straordinari documenti dal forte impatto visivo realizzati dopo l'invasione sovietica del paese, con particolari decorazioni che affiancano motivi tradizionali a stilizzazioni di aerei, carri armati, fucili ed elicotteri dalle brillanti cromie. In contemporanea, nel cortile d'onore di Palazzo Lascaris, si svolgerà anche una dimostrazione di tessitura con un telaio tradizionale accompagnata dalle note di motivi medio orientali eseguiti dal vivo. E ancora, in sala dei presidenti e in programma Fotografie dall'Afghanistan, una testimonianza di Silvestro Pascarella, giornalista della Prealpina. Per tutta la durata della manifestazione, sia a Palazzo Lascaris sia all'URP di via Arsenale 14, si terrà il Book Afternoon, in cui saranno messi a disposizione del pubblico numerosi libri dedicati al Piemonte. Appuntamento sabato 6 ottobre dalle 15 alle 20.